I sindaci dell'Aquilano chiedono un decreto sblocca lavori per contrastare l'aumento dei prezzi e riavviare la ricostruzione in modo sereno. Il tavolo di coordinamento, convocato dal coordinatore Gianni Anastasio, avanza la proposta di allineare le procedure al Sisma Centro Italia con l'adeguamento del contributo al mercato edilizio. C'erano i sindaci Massimiliano Giorgi, Paolo Federico, Domenico Nardis, Mauro Di Ciccio, Emanuele Tiberi, Lanfranco Chiola e Rodolfo Marganelli. I sindaci chiedono un decreto degli uffici speciali, USDRE o SRC, per adeguare il contributo per la ricostruzione post-sisma 2009 agli attuali i valori del mercato edilizio, in linea con quanto fatto nel sisma del centro Italia. L'aumento dei prezzi delle materie prime sta determinando un'alterazione delle previsioni contrattuali e delle valutazioni dei computi metrici originari di progetto, fatto che sta provocando una stasi del mercato e anche il blocco delle procedure delle attività di cantiere da parte delle imprese. Per garantire equità poi nelle condizioni economiche è stata chiesta alla struttura di missione una modifica normativa che consenta agli uffici speciali di normare e adottare provvedimenti di indicizzazione dei costi per adeguare i contributi anche al di fuori dei centri storici e nei comuni fuori il cratere. Tutto questo al fine di non bloccare la ricostruzione. Entro una settimana ci sarà un nuovo incontro. Si è verificato in questi mesi un aumento indiscriminato dei prezzi dei principali materiali di costruzione. Questo sta creando un danno enorme, delle difficoltà enormi a tutte le ditte impegnate nella ricostruzione post-sisma 2009. Quindi il coordinatore ha convocato giustamente il tavolo di coordinamento e ci siamo visti mercoledì 22 a Fossa insieme al titolare della struttura dell'ufficio speciale di Fossa, l'ingegner Fico. Siamo visti per cercare di allineare l'incremento del contributo come è stato fatto nel sisma 2016 con un'ordinanza di Legnini. Questo permetterebbe un po' di sollievo a tutte quelle ditte, perché si andrà ad aumentare il contributo del circa 15%. Sta cercando una soluzione, perché da questo provvedimento rimarrebbero esclusi fuori cratere ancora legate alle varie OPCM ferme al 2013. Siamo impegnati, ci rivedremo la prossima settimana, perché altrimenti si rischia che la ricostruzione si ferma.